Nel 1325, per volontà del duca di Calabria, Carlo d'Angiò, sul colle di Sant'Erasmo, in questo luogo che domina tutta la città di Napoli, iniziano i lavori per la costruzione di un monastero, destinato ad ospitare l'ordine religioso favorito dalla Casa Reale francese, i Certosini. Sono diversi gli scorci che ci permettono di intravedere una struttura che svetta al di sopra della Certosa di San Martino. Sto parlando di Castel Sant'Elmo, una torre d'avvistamento preesistente che a partire dal 1329 viene ampliata per volere del padre del duca di Calabria, il re di Napoli, Roberto d'Angiò. Le vicende della Certosa e del castello sono intimamente legate fra loro. Siamo di fronte al sacro che si fonde col profano. Con la fine del Cinquecento iniziano tutta una serie di trasformazioni per la trecentesca Certosa. Tanti sono gli architetti, gli scultori, i pittori che si avvicendano nel corso degli anni, lasciando la loro impronta ancora oggi visibile. Un esempio, il chiostro grande. Così come i vitali busti seicenteschi di santi che si affacciano dalle nicchie marmoree poste negli angoli del porticato, oppure la suggestiva decorazione della balaustra del piccolo cimitero fatta di teschi, posti dinanzi le celle dei monaci che si trovano lungo i lati del chiostro. Un vero e proprio memento mori.